Costruire le città analizzando i bisogni delle comunità che le abitano e dando le risposte che meritano. Creare spazi urbani capaci di accogliere e di rispettare ambiente e vite. Trasformare per influenzare positivamente la città che verrà. È stato il tema dell'incontro ospitato nel Museo Diocesano di Andria e inserito tra gli appuntamenti della Scuola di Politica promossa dal Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria. A discutere di futuro Elena Granata, urbanista, professoressa del Politecnico di Milano. E l'urbanistica, spiega, arriva dopo che la comunità decide ciò che vuole essere. Ah, non sarà l'urbanistica a salvare le città, saranno delle comunità di persone in carne e ossa che si scoprono la bellezza e l'intelligenza, la furbizia di prendersi cura della propria città. E quindi gli strumenti sono sempre secondari rispetto al senso di responsabilità dell'amministrazione, della politica, ma soprattutto della società civile. La città ideale può essere realizzata, sostiene Granata, e ha precise caratteristiche. Noi veniamo da città di pietra, dure, impermeabili, resistenti al calore. Avremo bisogno di città morbide che assorbono l'acqua, che porose, traspiranti, perché piene di alberi, dove la natura si integra con l'urbanizzato e quindi con l'azione dell'uomo. E questo non perché è bello, piacevole, romantico, ma perché sennò le nostre città dovranno essere abbandonate perché non più abitabili.